Buongiorno a tutti carissimi scudieri Dotto Vader 2.0 e benvenuti in un nuovissimo video sul mio canale, dove oggi in particolare ci tenevo a condividere una frase che mi ha colpito molto, ma guardandolo nella storia su Instagram, che può sembrare strana questa frase, ma dietro nasconde un significato molto importante. Paradossalmente, la capacità di stare soli è la condizione prima per la capacità di amare. Ovviamente, inizialmente a noi ci potrebbe sembrare che stare da soli e amare siano due cose opposte, siano due cose diverse. Ma in realtà non è così. Perché quando molte persone pensano che per poter essere felici nella loro vita hanno bisogno di qualcuno. E quindi se noi amiamo quella persona perché abbiamo bisogno di stare con qualcuno, non è vero amore. Serve soltanto a coprire quel vuoto per non sentirci soli. Infatti volevo riportare una celebre frase di un autore, ovvero Erich Fromm, con due M, che appunto riporta nel suo libro, il più celebre, forse più importante, L'arte di amare, queste parole. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo. Ecco, e già ce lo fa capire in un unico significato qual è. Perché non c'è amore se tu ami quella persona perché hai bisogno di lei. In questo caso la stai usando perché hai bisogno di quella persona per non sentirti solo. Invece noi dovremmo dire, come dice appunto Erich Fromm, l'amore maturo dice, ho bisogno di te perché ti amo, con tutta la sincerità. Ma se si impara a stare da soli, significa che abbiamo più capacità di amare molto bene e in maniera consapevole, perché imparare a stare da soli non significa che quella persona si deve isolare dal resto di tutta la popolazione, di tutte le comitive, delle amicizie e che non. Ma imparare a stare da soli significa prima amare noi stessi, prima amare noi stessi, interrogarci su chi siamo veramente. Su chi siamo veramente, ma soprattutto su cosa vogliamo nella nostra vita. Perché se non prima pensiamo a noi stessi, è difficile amare se non pensiamo prima a noi stessi. Su interrogarci su chi siamo veramente, farci delle domande, forse certe volte non ce le facciamo, ma è importante farcele sulla nostra personalità. E per concludere, volevo dire questo. Se si impara a stare da soli, si ha la capacità di amare meglio, perché non si deve cercare quella persona per riempire il vuoto, ma bisogna condividere semmai con quella persona la propria felicità di amare. E con questo spero che questo video vi sia piaciuto e che potete prendere almeno spunto da qualche cosa che dico io e che le mie parole non siano parole buttate al vento. Detto questo, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.